Non si chiude la vertenza OSA. Davanti Palazzo Caracciolo continua la protesta degli operatori socioassistenziali non chiamati in servizio nonostante la disponibilità della provincia ad erogare i finanziamenti per il primo mese. Sul banco degli imputati alcuni istituti irpini che in base alla comunicazione ricevuta a firma dell'assessore alla pubblica istruzione Girolamo Giaquinto e al provveditore agli studi Rosagrano non si sentirebbero obbligati a richiamare tutti i 150 operatori. La paura, secondo i lavoratori, è quella che si concretizzi l'ipotesi di graduatorie interne agli istituti che di fatto minerebbero la convocazione di tutti gli operatori, definiti come erogatori di cure educative e non più specialistiche. Scaduto anche il termine per poter accedere agli ammortizzatori sociali. Intanto sale l'agitazione. La buona parte non è stata chiamata, dietro a questa comunicazione della provincia e del provveditorato, che è ambigua. Da essere inquadrati come educatori specialistici, assistenza specialistica, hanno messo cura educativa. È per l'anno scolastico 2012-2013 e che potrebbe essere utilizzato il personale OSA. Quindi alcuni presidi non si affidano a questa comunicazione perché intende dire che i soldi che avranno bastano, cioè, per pochi persone OSA da gennaio a giugno, perché ormai siamo sotto le feste, la scuola sta per chiudere e non faranno i contratti. E poi faranno una graduatoria interna a chi ha continuità nello stesso stabile, insomma, nella stessa istituzione. Ecco, il problema è anche che perdendo questo mese non si può accedere più agli ammortizzatori sociali. Infatti, ci avevano garantito, la provincia ci aveva garantito questo mese, il finanziamento per questo mese, per rientrare negli ammortizzatori sociali, cosa che adesso non rientreremo più, perché ormai i termini sono scaduti, siamo sotto le feste, il contratto era fino al 22 e viene decaduto tutto. Continua quindi la protesta davanti alla provincia? Sì, e noi vogliamo sapere.